Muy buenos días a todos, bienvenidas, bienvenidos en Casa SEAT. Hoy robamos un día a la programación en castellano, en catalano, en inglés y volvemos y pasamos al italiano. ¿Vale? Oggi è un día un po' speciale per noi. Abbiamo una performance con Esperanza Scappucci, la direttrice d'orchestra che sta accompagnando la Traviata nel Liceu e che ci fa l'onore oggi di presentarci una sua lettura della Traviata. L'evento è stato organizzato insieme con Lucio Izzo dell'Istituto Italiano di Cultura e con il Consolato, rappresentato direttamente da parte di Gaia Danese, che si scusa per aver avuto un contrattempo e ci raggiungerà più tardi. Fra l'altro oggi abbiamo molti invitati per noi molto importanti e speciali, fra l'altro oggi abbiamo un pubblico misto con giovani che probabilmente in qualche caso non hanno ancora conoscenza del mondo dell'opera e della Traviata specificamente, per cui Speranza ci ha consentito di adattare un poco la sua presentazione anche a un pubblico un po' più giovane. Speriamo che questo sia interessante per voi, come è stato per noi nell'occasione precedente. E senza altre parole, Lucio, se vuoi dire due parole anche tu. Grazie Gabriele, desidero ringraziare Casa SEAT per aver accolto questo evento, un evento molto importante in un momento così particolare come questo. Nel mondo, non soltanto naturalmente a Barcellona o in Italia. Ringrazio naturalmente il maestro Speranza Scappucci per questa possibilità che ci ha dato, in particolare oggi do il benvenuto agli studenti del Liceo Italiano Amaldi. Come direttore dell'Istituto di Cultura è una gioia particolare avervi qui, perché voglio dire, voi siete come dire, il presente e il futuro dell'italianità qui a Barcellona, quindi e avrete oggi un'occasione veramente unica di avvicinarvi all'opera italiana. Quindi ringrazio ancora naturalmente Casa SEAT, la console generale che vedremo più tardi, vi do il benvenuto. Vi ricordo naturalmente Speranza Scappucci non ha bisogno di presentazioni, nel senso che la sua attività internazionale come direttrice d'orchestra è assolutamente nota, ha studiato a Roma al Conservatorio di Santa Cecilia, poi alla Juilliard School di New York, e la sua attività di direttore è assolutamente come dire, mondiale, nel senso che in questo momento è direttore artistico in Belgio, a Liegi. E un saluto naturalmente, permettetevi anche di darlo, alla regista di questa particolare produzione di Traviata, che nei prossimi giorni è già cominciata, nei prossimi giorni sarà al Gran Teatro del Liceo, che last but not least ringrazio, e soprattutto ai ragazzi vi dico andate e andate a sentire poi dal vivo questa Traviata. Dopo aver ascoltato Speranza, la vostra come dire, comprensione sarà sicuramente diversa, ve la potete gustare in modo speciale. Grazie. Benissimo, solo una parola ancora di ringraziamento al liceo. Valentino Viedo contava di essere qui con noi, credo che ci sia Elena da qualche parte. E in ogni caso grazie mille al liceo per questo evento. Un'ultima informazione, oggi utilizziamo per la prima volta anche un piano molto speciale che potete vedere che si trova qui, che è uno Steinway che ha già quasi 100 anni, e Speranza ci ha fatto ancora una volta il gradito piacere di accogliere anche questo piano e effettivamente utilizzarlo per la prima volta. Senz'altro, grazie a tutti e benvenuta a Speranza. Grazie a tutti, buongiorno a tutti questi bei ragazzi e ragazze. Quanti di voi hanno mai visto un'opera nella loro vita? L'avete vista? Quanti mai? Never. Quasi tutti, praticamente. Voi capite tutti l'italiano, giusto? Quindi nessuno di voi, a parte tre, sono mai stati in teatro, giusto? Bene, ottimo. No, questo è bellissimo, perché sono sicura che dopo questa sessione con me correrete tutti al Liceo a vedere questa Traviata, vero? Parlerò io con i vostri genitori.
Allora, intanto grazie alla Casa SEAT ancora e grazie all'Istituto di Cultura Italiano di Barcellona, al Consolato e ovviamente al Teatro Liceu. Siamo in attesa di sapere se possiamo continuare le recite già cominciate e ovviamente siamo tutti qui con la speranza di continuare. Allora ragazzi, Verdi è un simbolo per l'Italia. Non so se a scuola lo avete già studiato, ma è un compositore italiano che ha definito non solo la musica italiana dell'Ottocento, ma è un patriota vero e proprio, perché Verdi con la sua musica agli inizi dell'Ottocento ha risvegliato tutto quel senso di patriottismo che c'era in Italia, in un'Italia divisa, occupata dagli austriaci da una parte, dai francesi dall'altra, i famosi moti del 48, no? Conoscete tutta questa storia, questo l'avete studiato sicuramente. Quindi Giuseppe Verdi, con le sue opere, con la musica, perché la cultura è sempre stato un veicolo anche di espressione, diciamo, non dico politica, ma comunque di disagi sociali, no? Verdi, nelle sue prime opere, se pensiamo a Nabucco, il famoso Va pensiero, no? Cercava di esprimere attraverso la musica, nascondendo magari l'oppressore austriaco sotto forma di Nabucodonosor con gli ebrei, che in realtà erano gli austriaci con gli italiani che avevano occupato il territorio, no? E quindi, diciamo, oltre al fatto che è uno dei più grandi compositori della storia della musica, è anche per l'Italia veramente un simbolo importante. Quindi io amo molto questo compositore, come tutti gli italiani, perché risveglia in noi qualche cosa di patriottico. Quando sentiamo la sua musica ci viene come un fremito, no? Però non è solo italiano, questa è la cosa incredibile di Verdi, perché tutte le sue opere, sia quelle di quando era giovane, le ultime opere, se pensiamo all'Otello, al Falstaff, tratta sempre di temi umani ai quali noi, anche oggi, nel 2020, possiamo relazionarci. Allora, la storia della Traviata. Non siate timidi, ditemi se la conoscete oppure no. No, in coro dite no, vero? No, ok. Allora, vi dico solo storicamente due cose. È un'opera basata su un romanzo che poi divenne una pièce teatrale, un romanzo di Alexandre Dumas fils, uno scrittore francese, che nel 1848 scrisse questo romanzo. Il romanzo La Dama delle Camelie si chiama il romanzo, La Dame aux Camélias. E racconta la storia di una cortigiana, di una donna, diciamo, di una classe aristocratica che vive la sua vita passando da un uomo all'altro, uomo ricco all'altro, e in un certo senso si fa mantenere, ma lei stessa poi diventa ricchissima, e quindi è tutto un giro che non vi sto a raccontare troppo. E le camelie sono dei fiori che nascono e vivono nell'inverno, sono dei fiori che vivono durante l'inverno e muoiono con l'arrivo della primavera. Quindi è un simbolo anche della freddezza e della aridità della vita di questa donna, che vive nel freddo praticamente, no? E la camelia, quando è rossa sul petto di Marguerite, la protagonista, vuol dire che è il momento nel mese in cui non c'è accesso per l'uomo. Quello l'avete capito, giusto? Vero. Poi, quando è bianca, invece, è il momento giusto del mese. Un'altra cosa importante da sapere è che le camelie, appunto, perché vivono nel freddo e muoiono a primavera, nell'opera Violetta Valéry, che è la protagonista dell'opera di Verdi, muore poco prima del carnevale, quindi in un certo senso Violetta stessa è questo fiore che vive d'inverno e muore con
l'arrivo della primavera, perché Violetta, la protagonista di Traviata, è malata sin dall'inizio dell'opera, tisica probabilmente, vero Marie? Qui abbiamo anche la regista dell'opera, Marie, quando verrete a vederla, se dico qualche cosa che non è giusto tu mi correggi, vero? Quindi dicevo, e la protagonista del romanzo, pare che la donna reale, storica, a cui si ispirò Dumas nel scrivere il romanzo, aveva una frase molto molto famosa, diceva questo: j'adore les camélias parce qu'ils dégagent pas d'odeur, j'aime les hommes riches parce qu'ils ont pas de cœur. Parlate francese? Allora, dice: amo le camelie perché non emanano odore, così come amo gli uomini ricchi perché non hanno cuore. Tremenda, vero? Vero, ragazzi, voi non siete così, vero, con le vostre amiche, giusto? Bene, meno male. No, è una frase terribile, cioè vuol dire che praticamente l'amore è qualcosa che non può, lei non si può far prendere dall'amore, perché l'amore non fa parte della sua vita. Per questo nel romanzo e poi anche nell'opera, l'incontro con quello che nell'opera si chiama Alfredo, costui che nell'opera si chiama Alfredo, è una novità per Violetta. Incontra questo uomo che le confessa di averlo amato, di averla amata per almeno un anno, ma di non essersi mai rivelato. Quindi c'è un grande duetto d'amore. Lei decide finalmente di lasciare questa vita arida e di andare a vivere con lui, ma arriva il padre di lui. C'è sempre qualcuno che viene a rompere le uova nel paniere, vero? Ecco. Allora arriva il padre e dice: cara ragazza, quest'unione non sa da fare, si dice in italiano, perché tu sei la rovina della mia famiglia e quindi tu dovrai lasciare Alfredo e sacrificarti per lui. Lei ovviamente si ribella e dice: no, io sono malata, ho poco da vivere e voglio vivere questo amore fino alla fine. Lui la costringe, poi adesso vi farò vedere come Verdi nella musica crea tutte queste atmosfere. E per fare la storia lunga, corta, lei lo lascia, c'è un grossissimo scontro terribile nel secondo atto in cui lui, che non sa che lei l'ha lasciato per amore, pensa che lei l'ha lasciato per andare con un altro. E quindi a un certo punto lui le tira in faccia tutti i soldi, dice: io ti ho pagato qui davanti a tutti, una scena orribile. E nell'ultimo atto Violetta muore, però Alfredo ha saputo dal padre il sacrificio e quindi torna da lei e lei muore fra le sue braccia. Questa è la storia, bella, vero? Portatevi il fazzoletto quando venite in teatro, mi raccomando. Voi capite tutto, vero, italiano? Siete proprio italiani italiani, nati tutti qui a Barcellona? No? Alcuni sradicati, altri... Bene, se c'è qualcosa che non capite me lo dite, mi raccomando, fate così, anche se io non vedo niente con queste luci, però... Allora, questo è solo per darvi un piccolo sottofondo, diciamo, storico. Poi voi andate e ve lo studiate, oggi ci sono tanti, tanti mezzi per farlo. Su internet, no? Però io passerei alla musica, perché la cosa importante da sapere di Verdi è che Verdi, essendo un genio, come tanti pittori, come tanti altri musicisti, Verdi riesce a creare attraverso la musica una perfetta simbiosi con le parole. Quindi se voi studiate una pièce teatrale e andate a teatro, un attore praticamente recita la parte, no? Alla parola. Qui c'è la parola, ma c'è anche la musica. E in fondo, senza Verdi, senza Mozart, senza tutti questi compositori, non ci sarebbero i Beatles, non ci sarebbe, so, chi vi piace oggi, io non so nemmeno chi c'è oggi di così figo, diciamo, Chi c'è? Chi vi piace a voi? No, niente. Vabbè. Per dire che questa musica è precursa, come si dice?
precorritrice, grazie, l'Istituto di Cultura mi aiuta, precorritrice di quello che verrà dopo. È la stessa, le canzoni di Sanremo di oggi, magari forse anche meglio quelle di qualche anno fa, ripercorrono, la melodia italiana arriva da lì, no? Tutto nasce dal passato, no? Quindi adesso io vi suono l'inizio dell'opera e non dico nulla. Questo ve lo ridò. Tolgo questa. Mi sentite? Sì? Ok. Tra l'altro un onore suonare su questo strumento veramente meraviglioso. Se pensiamo che Verdi è morto nel 1901 e questo pianoforte del 1923. Vabbè. Questo è il preludio dell'opera, una parte del preludio. Il preludio nell'opera è un'introduzione, come se fosse come in un post di Facebook, quando voi scrivete una cosa per introdurre l'argomento, giusto? Ho detto una bestialità, ma insomma, ci siamo capiti. Così, avanti. Bello, eh? Allora, ragazzi, adesso io vi chiedo una cosa. Questa prima pagina, non siate timidi, veramente, partecipate. Che sensazione vi dà? Ragazze, dai, dite. Dai. Pulsanti. Brava. E se voi doveste dirmi questo, no? Che atmosfera? È un'atmosfera fragile, eh? C'è una fragilità in questa musica. Dovete pensare che io adesso lo suono sul pianoforte, ma l'orchestra ovviamente è un'altra cosa. E i violini hanno un suono molto acuto e sono praticamente solo violini. Quindi è... E come, quasi come un quadro impressionista, cioè che poi l'impressionismo è venuto dopo, diciamo, dopo Verdi, ma... Dopo questo Verdi, diciamo. E quindi Verdi apre la scena con una specie di atmosfera fragile. Quindi la fragilità di Violetta, secondo me, poi potrei anche sbagliarmi,
sta in questi accordi tristi, quasi vuoti, ma molto fragili, quasi come se ci fosse del fumo. Alcuni registi, anche in questa produzione, vero Marie, è quasi un ricordo, come se fosse un flash, una Violetta che sta per morire, che c'è un flashback su tutta la sua vita, no? Perché poi in musica il preludio di un'opera di solito racchiude i temi musicali, le melodie, come diceva la ragazza lì, come ti chiami? Alice, come diceva Alice, il tema pulsante dopo questo. Ama mio Alfredo, è il tema di tutta l'opera, cioè nel momento in cui Violetta nel secondo atto lascia Alfredo, e dopo ve lo suono, abbraccia Alfredo nella disperazione, questo tema che nell'introduzione dell'opera è pianissimo, è quasi accennato, tornerà nella sua più totale passione, nel fortissimo più totale, più tardi nell'opera. Questo in musica si chiama leitmotiv, molto usato nella musica tedesca, soprattutto Wagner, che vuol dire che è un tema, queste sono quattro note, vedete? Anzi, sono uno, due, sono sette note, che poi rimischiate, cambiate, tornano nell'opera nei momenti topici, nei momenti più importanti. Okay? Quindi dopo questo preludio, meraviglioso, comincia l'opera stessa. Allora, finisce il preludio. Finisce forse il sogno, non sappiamo. Cosa fa Verdi? Con quattro note si apre il palcoscenico e siamo in una festa, in un casino, si dice proprio, sai, un tourbillon, come se fosse una discoteca di oggi, diciamo, no? Ed è la casa di Violetta che tutte le sere invita ospiti, uomini, donne, ballerini, ballano, bevono, fanno di tutto in queste feste, e quindi siamo subito. Verdi cosa fa? Da un'atmosfera così piano, con queste quattro note, altro modo, un nuovo mondo, e c'è nella musica di Verdi, in questo tema iniziale della festa, una frenesia, no? Sapete cos'è la frenesia, sì? È una... come si dice? Insomma? Frenesì, una frenesì. Bravo, grazie. Questa musica va avanti per circa 5 minuti e qui esiste un problema esecutivo ed entriamo un po' nel mondo tecnico, ma vi faccio capire perché così capite che cos'è un'orchestra e qual è il mio lavoro. Perché io, voi mi vedete con la bacchetta e faccio così, dice, vabbè, potrebbe farlo anche un metronomo, che bisogno c'è, che c'è lei. Qui ci abbiamo un membro del coro dell'opera del Liceo. Vero, potrebbe farlo anche un metronomo. No, mai, dice lei. Perché? Perché questo che sul pianoforte sembra una cosa abbastanza semplice, invece è suonato in orchestra una parte dai tromboni, sapete cosa sono i tromboni? Quello strumento che fa così. È un'altra parte dai corni e le trombe. Quindi, i tromboni suonano. E i corni fanno. A volte sono i tromboni di qua e i corni di là. Quindi immaginate, sotto un gesto unico, deve venire una specie di rap, no? Quindi spesso i miei colleghi direttori d'orchestra, è molto difficile fare andare insieme queste, quest,
questo gruppo, dovete pensare che ci sono quattro tromboni, quattro corni, e farli andare tutti insieme. Solo che uno aspetta l'altro di solito. Aspetta. E quindi spesso si sente. Aspetta, con calma, perché così zumpa, 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 zumpa. Ecco. Poi arriviamo al famoso zumpapà. Zumpapà in musica è una cosa che va evitata in tutti i modi. E vuol dire, appunto, un po' rap, diciamo. E questo, per evitare questo tipo di banalizzazione della musica italiana, bisogna cercare di capire i tempi voluti dal compositore. Cioè, io questa musica la posso fare lenta, la posso fare veloce, dipende tutto dal mio gesto, no? Quindi, a un certo punto, bisogna nella prova dire, ragazzi, qui c'è, sta succedendo una grande festa, quindi non si può fare cioè non è che erano già ubriachi già dall'inizio, capito? Quindi bisogna quindi in questo caso io cerco sempre di seguire quello che il compositore dice, quindi lui dice l'allegro, brillantissimo e molto vivace, quindi bisogna dire ai tromboni, i corni e le trombe suonare leggero, non pesante, e non pensare è come fare così. Sapete fare, no? La roba lì. Quando fai così. È la stessa cosa. Quindi, in questo turbiglione di energia, in questo momento terribile, deve essere quasi un girone infernale, cioè una danza quasi infernale, perché è un mondo di dissoluto, in fondo, no? Sei d'accordo, Marie? È un mondo... Non è solo una festa. E poi, Violetta, già sappiamo dall'inizio dell'opera che è malata. Lo sappiamo perché intanto ci abbiamo avuto il preludio che ce lo ha indicato musicalmente. E poi, quando arriva il momento del famoso brindisi della Traviata, lei dice chiaramente, lui dice, la vita è nel tripudio, quando non s'ama ancora, non dite a chi l'ignora, è il mio destin così. E poi dice, godiamoci questo momento di felicità oggi, perché domani potremmo anche non esserci. Che poi è un tema sempre molto attuale, quello della malattia, quella della fragilità della vita, no? Poi, al giorno d'oggi, con quello che stiamo passando, ancora di più, direi, no? Cioè, godiamo oggi, perché domani potremmo non esserci più. E qui arriviamo al famoso brindisi, perché Alfredo, che si è insinuato nella festa, finalmente ha il coraggio di, grazie a Gastone, che è il suo migliore amico, che è un gossiper tremendo, gli dice, va da Violetta e gli dice, guarda che quello è innamorato di te. E allora lui si fa avanti, dice, vabbè, facciamo questo brindisi. Questo sicuramente lo conoscete tutti, perché l'avrete sentito nelle pubblicità, vero? Che so, del caffè o della... Riconoscete? Meno male. Allora, questo momento nell'opera arriva e viene sempre visto come un momento di festa, che lo è, perché è un brindisi. È un brindisi. La cosa interessante è che Verdi, e questo è dove il suo genio arriva, scrive allegretto. Allegretto non è né allegro né andante, né largo, è un po' allegro. Io lo faccio piuttosto allegro, forse mi sbaglio, ma quello che cerco di evitare è quello che non è scritto. Cioè, tutti sempre arrivano qui e fanno. Casino, più forte. E invece Verdi scrive allegretto e poi scrive piano. Allora, in musica c'è forte e piano, poi c'è tra il piano e il forte ci sono mezzo forte, mezzo piano, che vuol dire è praticamente il volume, no? La delicatezza, l'intensità con cui noi suoniamo la musica. Allora, ragazzi, io vi dico, se io suono questo,
avete una certa sensazione, giusto? Se io suono così... È diverso, vero? Vero, ragazzi? Perché? Allora, vi chiedo di nuovo, se è suonato così piano, che sensazione vi dà? Chiunque, rispondete. Non abbiate paura. Facciamo un ragazzo dietro, visto che... più controllato mi piace. Tu cosa volevi dire? È più così, sì. Non sappiamo il motivo per cui Verdi ha scritto piano, in realtà. Allora io come interprete devo cercare di capire perché l'ha scritto così piano e poi subito forte. Forse perché questa fragilità di cui parlavamo è presente anche nella festa. Forse perché Violetta è già malata e lei lo sa di essere malata. Quindi, pur essendo un momento di festa, è anche un momento di nascosta tristezza, cioè nascosta malinconia, si dice in italiano. Infatti, a un certo punto... ci sono dei passaggi armonici, non voglio entrare troppo nella parte tecnica, chi conosce la musica capisce, chi no, però per farvi capire che non è tutto così ovvio nella musica di Verdi, e questo è il rischio che noi abbiamo quando facciamo la musica. Dite, vabbè, questo è il famoso Brindisi, vero coro? Allora, che io l'ho fatto con loro e ho detto andiamo. Occhi sono usciti così, dice, così veloce. Dico, no, ma non è una questione di velocità, è una questione di energia. Ok? Bene. Dopo questo famoso brindisi, Alfredo, tutti vanno via a ballare e Alfredo ha il coraggio di andare da Violetta e di finalmente dichiararsi, no? Dire, io ti amo da un anno. No? E allora, qui entrano le melodie famose di Verdi. Adesso ve la suono. Bello, vero? Allora lui gli dice: un dì felice eterea mi balenaste innante, e da quel dì tremante vissi d'ignoto amor, di quell'amor che è palpito dell'universo intero, misterioso, croce delizia al cuore. Allora, cosa fa Verdi? Nell'orchestra, quindi nella parte, diciamo, degli strumenti, senza la melodia, sta solamente questo. Tu dicevi
vabbè, sono quattro accordi. Cioè, non è quasi niente, no? Però, se io suono questi accordi anche in orchestra, così... come spesso si sente, però... cioè, il violoncello lo vedi in orchestra così... dice, che me magno stasera a cena, dopo, che c'è? Capito? Spesso succede, perché sembrano due note, no? Dici, allora il violino fa quell'altro, perché? Perché la musica di Verdi, questo è il segreto, sulla pagina, se uno legge bene la musica, sembra semplice, sono tre accordi, un, due, tre, un, due, poi ogni tanto cambia, e poi torna. Cosa rende tutto questo così magico? Il modo in cui viene suonato, quindi chiedere all'orchestra di suonare in un certo modo, che fa non ma... e poi la melodia sopra. Quella è la cosa che la rende più questo, no? Per esempio, cosa vi indica questo emozionale, così di pancia? Qualcuno? Sì. Sì, ma queste piccole notine, che emozione ti danno? Cioè, pensi che Alfredo in quel momento cosa prova? Sospeso? Bello, bello, mi piace. Oppure, dai, ragazzi. Niente, il vuoto. No, non c'è una... Guardate, il bello della musica è che non c'è una risposta giusta o sbagliata. Cioè, in un momento in cui la melodia è così, improvvisamente c'è questo. E c'è sulla parola mi balenaste innante. Cioè, lui dice, nel momento in cui ti ho vista, ho tremato. Come un fremito, no? Si dice fremito anche in spagnolo, voi parlate tutte le lingue, quindi è un fremito. E poi dice da quel dì tremante, vero? E sulla parola tremante Verdi mette una nota corta, cioè invece di fare e da quel dì tremante, e da quel dì tremante, fa e da quel dì tremante, tremante, cioè la parola tremante non è tremante, capito? È tremante, e quindi lui mette una nota corta. Allora, tutta la musica di questa opera è così, cioè teatro in musica. Questa è la cosa importante che bisogna capire, perché anche se non leggi la musica, anche se non hai studiato la musica, se è fatto giusto, tu ti siedi lì sulla poltrona del teatro e dici questa cosa mi prende il cuore, no? E non sai perché, perché è perfetta, ecco perché. Solo che noi dobbiamo farla, vero? Per farlo ci vuole un mese di prove, tanta fatica, e poi si spera di farle le recite, vero? Sempre. Allora, dopo che lui si dichiara a lei, lei dice, quante volte vi sarà successo, no? Che un ragazzo o una ragazza o chiunque si dichiara e voi fate, no, però aspetta, ma no, ma dai, tu sei solo un amico, la famosa frase, no? Io ti posso, sei solo un amico, non... Allora, cosa fa Violetta? Lei, a un certo punto, lui dice croce, delizia, delizia. E lei? Solo amistade vi posso dare. La musica di Verdi improvvisamente diventa coquette,
vero? Sentite che la musica diventa più leggera, perché lei, che in fondo vorrebbe amarlo, la società gli impone di non amare, e quindi falsamente dice ad Alfredo, ma no, io ti posso dare solo amicizia, quindi stai lì, stai calmo, perché... Allora, cosa fa Verdi in musica? Passa dalla melodia amorosa di Alfredo ad una musica più leggera, diciamo. Però sempre fragile, vero? E quindi cerca di evitare questo... quante volte ci succede, no? Di evitare il sentimento, perché il sentimento fa paura, il sentimento, no? Aprirsi all'amore. Anche oggi, non so voi, siete ai primi amori sicuramente, fa paura, no? Di darsi completamente a un'altra persona. E quindi è meglio ridere in musica. Sempre si arriva lì, non si capisce perché Violetta improvvisamente diventa così, no? E perché è una fragile, è un momento di fragilità nascosta. Questo è importante, ricordatevelo se venite a vedere l'opera, se si riaprono il teatro. E poi c'è un... allora, dopo ricomincia la danza e lei, Violetta, a un certo punto dice, ma sai che c'è di nuovo, forse... Perché no? Perché non dargli una possibilità? Allora lo prende, gli dice, senti, prende il fiore, la camelia, e dice, prendi questo fiore. E lui dice, e cosa devo farci? Riportalo a me domani. E lui dice, domani? No, no, scusami, lei dice, riportamelo quando sarà appassito, cioè quando muore. E allora lui dice, Ocel, domani. Perché il fiore, una volta che tu lo spezzi, dura un giorno. E quindi dice, tu riportamelo quando sarà morto, quando sarà appassito. E lui dice, allora posso tornare domani? Allora mi dai una speranza? Una speranza? E dice, sì, domani. Alfredo va via tutto contento che finalmente avrà una possibilità con lei. Però di un amore vero, non di un amore arido, E cosa succede? A un certo punto tutti gli invitati partono, vanno via, è arrivata la notte fonda, è arrivata l'ora di andare a casa e Violetta rimane da sola sul palcoscenico. In questa scena che adesso vi racconto è la famosa scena ed aria di Violetta. Forse la musica la conoscete, ve la suono un attimo. Non so se l'avete mai sentita, ma... Qualcuno? No, gli appassionati sicuramente. Vabbè, però è una grande scena, è l'equivalente in musica di un monologo del teatro, cioè un momento in cui il protagonista è sulla scena e attraverso la musica, le parole, veniamo a conoscenza di quello che passa nella testa di questa persona. E quello che succede nella testa di Violetta e nel cuore, nell'anima di Violetta, sono un turbillon di emozioni pazzesche. E questo momento spesso viene aspettato nell'opera, dice, mo il soprano, vediamo se è un soprano degno. In realtà il momento della finale, che è il momento dei fuochi d'artificio, che è il momento più difficile tecnicamente per un soprano, se il soprano ha le note, stranamente è il momento più facile, perché passa. Il momento più difficile è il recitativo prima dell'aria, cioè il momento in cui lei, partito Alfredo, partiti gli invitati, partiti tutti, rimane sola e deve decidere il suo destino. Cederò all'amore oppure continuerò a vivere una vita arida, secca, diciamo... arida, sì, senza significato, oppure potrò aprirmi all'amore. E qui io considero questa pagina una vera masterclass di Verdi su come la parola e la musica vanno insieme.
Adesso ve lo spiego e vi coinvolgerò, quindi state attenti, mi raccomando. Allora, tutti gli invitati partono. La festa è finita. E Violetta dice tra sé e sé: è strano. È strano, lo dice due volte. In core scolpiti ho quegli accenti, nel mio cuore ho scolpiti quelle parole che lui mi ha detto, croce, delizia, amore, sono ancora qui nella mia testa. E poi dice: sarebbe per me sventura un serio amore? Sarebbe così, così tremendo per me veramente innamorarmi per una volta, ma sul serio innamorarmi? Non per gioco, non per soldi, ma sul serio. Poi dice: che risolvi, o turbata anima mia? Perché? Parla alla propria anima e dice: ma perché non riesco a decidermi? Vedi, è proprio un monologo, come se fosse un monologo di Shakespeare, eh? Uguale. Null'uomo ancora t'accendeva? Dice: nessun uomo ancora è riuscito, Violetta, lei parla con se stessa, ad accendere in te il fuoco dell'amore. Perché è una gioia che io non ho mai conosciuto, essere amata amando, e sdegnarla possio per l'aride follie del viver mio. Quindi questo monologo sono quattro righe di musica. Normalmente io con un cantante, una cantante, posso passare anche due ore su questa pagina, perché a seconda di come si dice una parola o un'altra, l'orchestra suonerà e accompagnerà in un modo diverso. E vi faccio due esempi, perché poi non voglio diventare anche troppo tecnica. Intanto sulla parola è strano. È strano. Tre note. Sono tre sillabe, vero? È strano. È strano. La seconda volta che lo dice. È strano. Ciao Gaia. Sera. Sì. È strano. Tutto ok? Bene. È la nostra console, eh? Dai, vieni qua. Fatti vedere. No, è grazie a lei che... Ciao. Sono arrivato tardi perché tra confinamenti e sconfinamenti sono dovuta andare a prendere mia figlia a scuola che era confinata perché, come sapete, le classi si confinano e si sconfinano. Non si capisce più niente, ma voi siete qui. Sì. Il meraviglioso, ma io posso dire la meravigliosa maestra? No, il maestro. Ecco, ci spieghi, ci racconti perché sei il maestro e non la maestra? Dunque, la parola maestra... Perché c'è una... molto gender... Sì, io pure, no. Però su alcune cose... Allora, il maestro, è il magister, cioè è proprio maestro, è sempre stato, nel mondo della musica, ovviamente, era sempre dominato dalla figura maschile. Quindi è nata la parola maestro. Uh-huh. Che, cioè, non è nata in musica, è nata dai tempi... Diciamo che la parola maestro oramai è diventata, anche ora che le donne dirigono, una parola neutra, cioè è un appellativo più che un... Cioè se un orchestrale deve dire... No, se un tuo dipendente ti chiama signora, come ti chiama? Signora console? No, però console è neutro perché finisce con la... Sì, ma... No, 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 vabbè, per dire, è un appellativo... Certo, attrice. Infatti io dico direttrice d'orchestra. Ah, ecco, questo è sì. Però maestro, nel gergo proprio nostro dei musicisti, se un orchestrale alza la mano e deve chiedere una... dice maestro. Vabbè, tanto ormai ed è diventata una parola internazionale, cioè se tu vai in Corea, in Cina, in Giappone, è una parola per definire tutto il ruolo. Diciamo la maestro. Adesso le professoresse mi... No, è una cosa, è una questione ancora aperta, diciamo. Va bene, però insomma, in ogni caso che ci sia una maestria. Sì, pensa che in Portogallo dicono maestrina. Che io quando sono andata lì a dirigere una volta al San Carlo, mi ha detto: "Ah, maestrina", dico: "Come maestrina, la penna rossa". Dico, mi faceva un po' strano, però poi io sono anche dell'idea che ogni paese deve... Cioè ogni cultura, io in America dicono per esempio maestra, molto spesso, maestra, perché non essendo la loro lingua,
Però è un tema, è un tema molto... Il patriarcato poi ci condiziona culturalmente. Un pochino sì. Comunque, chiudiamo questa parentesi. Comunque, questione aperta per l'Accademia della Crusca. Ti vogliamo ascoltare, torno al mio posto. Sì, torno al tuo posto, grazie. Va bene, cosa stavo dicendo quando tu hai interrotto con il... Ah, è strano, è strano. Allora, nella drammaturgia del libretto è scritto, è strano, in coreo scolpiti quegli accenti. Però Verdi cosa fa? Non mette è strano una volta sola, ma due volte. Perché lei dice, a se stessa ovviamente, è strano, è strano. Cioè la seconda volta è rafforzativa della prima ed è interessantissimo che lui cambia il ritmo della parola perché la prima volta sono tre note uguali. È strano. La seconda volta mette una nota più corta. Quindi è strano, è strano. E quindi è più, come si dice, urgent, si dice in inglese, è più impellente, bravo. Più impellente, meno male che c'è l'Istituto di Cultura. Quindi è strano, ed è anche più alto, lo sentite nella musica? Cioè, la prima volta è, seconda volta, e poi, in core scolpiti o quegli a te. Sulla parola scolpito, scolpito è un termine dell'arte, proprio della scultura, no? Cioè, praticamente dice, nel mio cuore sono scolpite le parole di Alfredo. Cioè, che io ti amo, voglio che tu... Ti amo di un amore immenso, no? Lui ha detto. E quindi cosa fa Verdi? Invece di scrivere in core scolpiti o quegli accenti, come spesso i soprani cantano, e invece è papam, 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 questo papam, papam. È proprio, sentite la scultura, no? In queste note. In core scolpiti o quegli accenti. Non è in core scolpiti quegli accenti. Quindi con il ritmo è il valore delle note, ragazzi, eh? Quindi in core scolpiti o quegli accenti. Poi. Ditemi un aggettivo per questa musica, dai. Chiunque. Chi l'ha detto cupa? Vedi, perché l'hai detto piano, che era giusto? Brava. Cupa. Scura. Anche, non sentite un senso di sospensione? Come se, di mistero? Come se, dici adesso che succede? Boh. Vedi, perché lei ha detto, in core scolpiti quegli accenti. Infatti Violetta dice, saria per me sventura, sarebbe così, così, così pazzesco, così, così terribile per me innamorarmi. Perché? Perché sono qui che ancora dubito se va bene oppure no. Quindi Verdi cosa fa? Mette una musica... E poi... Dopo che dice, saria per me sventura, un serio amore, punto interrogativo. Questi accordi ancora, ragazzi, cosa vi suscitano? Anche voi. Rivelazione per essere più lei ha fatto un gesto, palpito del cuore, dubbio, perché lei dice sarebbe così terribile innamorarmi. Vedete tutto il adesso io non posso stare qui un'ora a spiegarvi tutto questo, ma questa è la musica di Verdi.
Cioè, allora io devo dire alla cantante, tu devi cantare in un certo modo, perché se tu mi dai la frase in un certo modo, l'orchestra suonerà in un altro modo. Se l'orchestra ti fa... vi faccio un esempio. Se lei dice, saria per me sventura un serio amore, e io suono... sto esagerando, eh? Non è più quella sensazione di palpito o di... cosa aveva detto la signora? Rivelazione. È tutto un altro... è più stabile, no? Ma se io faccio suonare io... allora, che risolvi, o turbata anima mia, null'uomo ancora t'accendeva, o gioia che io non conobbi di essere amata, amando. E lì dice, ma insomma, io non sono mai stata innamorata, un uomo non mi ha mai amato, ma perché non posso? Quindi è tutto nella musica, è incredibile il mondo di Verdi. E quindi... questo per mostrarvi come quattro note sulla pagina possono creare un mondo intero. E sono è un po' come i musical americani, poi che sono venuti dopo, in un modo completamente diverso. Noi non ci rendiamo conto che la musica, con i suoni, crea delle emozioni, a seconda di come è scritta, di come è, no? E quindi per questo noi, anche voi, quando ascoltate le vostre canzoni preferite, non so, c'è sempre qualcosa nella musica che ci emoziona, non sappiamo perché, però viene da qui, tutto viene da qui. È importante conoscere la musica, la storia della musica. Infatti nelle scuole, adesso non so qui a Barcellona, ma in Italia, bisognerebbe insegnarle la storia della musica, così come la storia dell'arte, la storia da piccoli, perché fa parte della nostra cultura, non solo italiana, ma soprattutto italiana. Cioè capire come esiste il teatro, ma esiste il teatro in musica. E c'è poi la musica, anche se uno non la conosce, se è suonata giusta, ci crea queste emozioni, vero? Adesso, siccome non è che posso fare tutta l'opera, se siamo qui 6 ore e poi magari vi addormentate pure, non lo so. Allora, no, vero, non vi addormentate. Salto l'aria perché tanto a tutti non è così interessante. Voglio farvi vedere, e poi chiudo, 2 punti che avevo fatto anche l'altro giorno, anzi 3. Uno è l'entrata del padre di Violetta. Nel secondo atto lei si è trasferita in campagna con Alfredo e a un certo punto arriva il padre di Alfredo a dire a Violetta, guarda che... devi andare, devi lasciarlo. Allora, cosa succede? Nella musica di Verdi, a un certo punto, Violetta è nella stanza, non vede che è arrivato lui, ma a un certo punto l'inserviente dice è qui un signore, e lei dice sarà lui che attendo. Questa musica per me è l'entrata di Germont chiara, cioè non serve la regia, Marie, cioè questo entra, punto. Ma non entra una persona qualunque, non entra una persona frivola, non entra una persona troppo giovane, perché poi Germont è un uomo di mezza età, non è poi così, però è una gravitas, come una... è una persona che ha un peso, eh? E questo peso in musica è questo. E la sensazione che abbiamo è che qualcosa di grave sta per succedere, vero? Ma avete una sensazione di terrore quasi. È entrato una persona, qui c'è un problema. Houston, we have a problem, vero? E allora lui entra e dice, siete Madame Gella Valerie? Sì. E lui inizia a dire, guarda che questa cosa non può succedere, e lei a un certo punto si ribella e dice, ma no, ma io sono malata, io ho poco da vivere, perché lei vuole che io lasci l'amore della mia vita?
E quindi c'è una scena molto concitata fra i due, in cui lei cerca di ribellarsi a quello che la società le impone, perché è tutto imposto dalla società. Anche il ruolo di papà Germont, del padre, praticamente è imposto, cioè lui ha il ruolo della persona che deve intervenire perché questo matrimonio, questa relazione extraconiugale non può esistere. Allora lui, a un certo punto, che è un grande manipolatore ed è anche una persona molto, siamo in diretta quindi non posso dire la parola, ma insomma, persona cattiva, ecco. Cioè in realtà non è cattivo, è freddo, è calcolatore, manipolatore. A un certo punto lui dice: guardate che adesso siete giovane, siete bella, però un giorno poi Alfredo, vedi? Guarda, adesso te lo leggo cosa gli dice. Aspetta. Dice, lei si ribella e dice, piuttosto che lasciarlo vorrei morir, no? Morir preferirò. E lui dice, è grave il sacrificio, ma pur tranquilla uditemi. Bella voi siete e giovane. Col tempo, puntini, puntini, puntini. E lei dice, ah più non dite, ho capito. Però io non posso lasciarlo, non posso, se no muoio. Allora cosa fa Verdi? Questo è un momento secondo me strepitoso. Lei si ribella, no? Preferirò morire. Lui come un serpente, e in questo in musica si fa, essere serpenti in musica si fa così. È grave il sacrificio. Vedete, è come un serpente. Ma pur tranquilla uditemi. Bella voi siete e giovane col tempo. Ah no! Bella voi siete, pom. Giovane, col tempo, e lui non fa in tempo a finire la frase, cioè col tempo diventerete vecchia, brutta, e lui non vi vorrà più. È terribile quello che sta dicendo. Cioè, visto che tu non lo vuoi lasciare così, adesso ti dico due cose. Adesso va tutto bene qui in campagna, siete contenti, ma poi... Un dì, quando le veneri, il tempo avrà fugate, fia presto il tedio a sorgere, che sarà allora? Pensate, un tempo quando la bellezza, quando la giovinezza, quando la pil sessuale anche, tutto sarà passato, cosa succederà? Tu, questa è la famosa frase, cioè, in fondo quello è un uomo, cioè non è, a un certo punto lui... E anche qui Verdi è geniale, perché sulla parola un dì, quando le veneri, il tempo avrà fugate, fa una musica molto... Tempo avrà fugate e a presto alla vera. Che sarà allora pensare. È quasi un tango, anche se non è un tango, mai. Sulla pagina è scritto così. Che sembrerebbe quasi che Germont si mette a ballare il cancan. Vero? Invece, se l'orchestra e il cantante cantano e suonano in un modo che non è... Adesso io sto banalizzando molto, nessuno lo suona così, anche se qualche volta dovrebbe essere... È un po' come Iago. Avete studiato Otello?
Ecco, dite ai vostri professori prima o poi. Shakespeare, no? Otello, Iago è il male proprio, che insinua il dubbio nella testa delle persone. Lo dice, no, ma sai, forse, guarda che forse... È come instillare un piccolo veleno a poco. Quindi la musica non è... Questo è il genio, no, di Verdi, non è... Guarda che prima o poi non sarai più bella, diventerà, capito? È sottile e piano e... Capito? Adesso vi suono la parte, secondo me, uno dei momenti più belli dell'opera, che è quando lei poi si decide di lasciarlo, però non gli dice il motivo, anzi non glielo dice proprio, lo lascia lì, gli dice guarda devo andare un attimo fuori. Aspetta, lo devo trovare. Perché anche qui il genio di Verdi. Poi chiudo, perché se no poi non ci venite più all'opera a vederlo. Ah, allora, Alfredo vede che lei sta scrivendo qualcosa, no? E gli dice, cosa stavi scrivendo? Ah, niente, prende la lettera, la mette via. E lui gli dice, guarda, sta per venire mio padre, e io ho paura perché lui non è un tipo molto semplice. E lei, che l'ha già incontrato, dice... Già capito, no? Dice, sì, no, anzi, guarda, io se lui arriva io me ne vado. E dice, a un certo punto dice, ma tu sarai qui, mi aspetterai qui? E poi gli dice, tu mi ami, vero Alfredo, mi ami? E lui la guarda e dice, ma certo che ti amo, ma sei sicuro, mi ami veramente? Lo dice almeno 10 volte, mi ami. E poi a un certo punto dice, amami Alfredo come io t'amo. E poi parte. E questa è la costruzione musicale di Verdi, per me è geniale, perché a un certo punto lei dice, quindi, dice, sta per arrivare mio padre, lei dice, che qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani, tu lo calma, a piedi suoi mi getterò. Qua dice Alfredo mami, ma... Bello, Però come ci si arriva a quel climax enorme, che in orchestra è una roba proprio, che un direttore in quel momento veramente, sì, che bel mestiere che faccio. Cioè, un pam 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 pam, sarai lì che mi aspetti, ma tu mi ami veramente, mi ami. Un pam 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 pam. Sentite questa nota che si ripete per 4 pagine praticamente. È il cuore, no? E lui riesce con una nota praticamente ripetuta a creare questa tensione terribile, terribile, terribile. Tra l'altro lui non ha mai modo di rispondere. Poi a un certo punto dice sì, ti amo, certo che ti amo. E lei è come in un momento, perché sa che dopo questo momento tutto è finito. Non è finito solo l'amore con Alfredo, è finita la sua vita.
perché lei tornerà a fare quella vita di prima e ha comunque le ore contate. Dice, qui muoio sola, abbandonata, momento terribile. E poi c'è questa esplosione. Vi ricordate nel preludio quando io vi ho suonato? Vero? E poi a un certo punto... Ve lo ricordate questo? È la stessa musica. È la stessa musica? Solo che prima era lento come un ricordo. Quindi qui nasce la questione, il compositore è come la gallina e l'uovo, no? Quale nasce prima, l'uovo o la gallina? Nasce prima il preludio o l'opera? Cioè, lui ha composto prima l'opera e poi ha fatto il preludio riprendendo quel tema? Secondo me sì. Però non lo so. Onestamente, forse si sa e io non lo so. Ma questo per dirvi che nella musica c'è il famoso leitmotiv, cioè l'amore di Alfredo e Violetta, che torna nell'opera. Quindi se mai la verrete vedere, ascoltate questo momento, perché è il momento, uno dei momenti più importanti dell'opera. E poi l'ultima scena che volevo farvi, è una scena veramente molto molto elettrizzante, è questa, perché poi l'ultimo atto finisce male la storia, cioè lei purtroppo muore, però almeno Alfredo è tornato e muore tra le braccia di Alfredo, perché finalmente il padre poi ha confessato, ha detto guarda che sono stato io a farla partire. E quindi... Però prima di questo, dopo questo momento di separazione tra i due, Alfredo riceve la lettera, il biglietto di Violetta e si rende conto che lei lo ha lasciato. Quindi non ha una reazione proprio molto... Insomma, rimane veramente frastornato, si ubriaca e va a una festa, perché questo si fa, no? Va alla festa. E dice, sono sicuro che Violetta sarà lì con il barone, che è il suo ex amante, uno degli uomini ricchi con cui lei spesso stava. E quindi arriva alla casa di Flora, che è la migliore amica di Violetta, ubriaco, pensando di trovarla lì e di fare non una scena del tipo, ma perché mi hai lasciato? No, no. Non posso dire la parola, ma è un casino. Proprio. E quindi arriva in questo momento della festa. Ci sono danze, balli, momento ancora lì di festa come nel primo atto, però a un certo punto comincia una partita a carte, una bisca. Sapete ragazzi cos'è una bisca? Voi non le fate queste cose, vero? Giocare a carte per soldi, eh? Ok. Quindi c'è un'atmosfera di fumo, di sigari e di carte. Questo momento nell'opera spesso passa inosservato, perché è un momento in cui c'è questo gioco di carte, poi a un certo punto entra Violetta con il barone e lei si accorge che c'è Alfredo. E quindi dice oh 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 oh. Allora, questo è un momento molto importante nell'opera, perché è la chiave che ci fa passare alla fine del secondo atto e poi alla fine dell'opera. E voglio farvi vedere come Verdi, con poche note, crea un'atmosfera pazzesca di tensione. Perché scrive allegro agitato, pianissimo, estremamente pianissimo. Spesso quando si va all'opera e si sente la Traviata, voi poi l'avete fatta tante volte, vero? Quante volte l'avete fatta così? Vero? Tante? Non è sbagliato, eh? È quello che si dice safe, sicuro. Cioè, tutto andrà bene se lo fai così. Perché è molto difficile, e perché adesso entro un po' nelle cose tecniche, ma i violini suonano tram, tram, tiririram, tram, tram, tiririram, tram, no?
Però se è allegro agitato, non può essere. Perché poi, siccome l'ho detto anche l'altro giorno nell'altra conferenza in inglese, è allegro agitato per quattro motivi. Uno, è una partita a carte, d'azzardo. Quindi c'è gente che scommette soldi. Quindi non è un momento tranquillo in cui dice, vabbè, stiamo giocando a briscola, a scopa, no? Così, la notte di Natale. No! Cioè, quindi, questo è un primo motivo. Secondo motivo, Alfredo è ubriaco, è arrivato, sperando di trovare lì Violetta per fare una scena di gelosia. Quindi, lui è teso. Poi, a un certo punto, entra Violetta con il barone, non sa che c'era Alfredo alla festa, ma lo vede e qui dice, ups, problem. Quindi c'ha paura, anche perché lei non sa se il padre gli ha detto che perché l'ha lasciato, non si sa niente. Quarto motivo, perché Verdi l'ha scritto così, come ho detto l'altro giorno. Cioè, sono quattro i motivi, secondo me, per cui andrebbe suonato così. Però sempre piano, cioè il rischio è spesso le orchestre poi, perché è difficile ragazzi, molto difficile, è che la pentola di acqua a pressione, come dicevo l'altro giorno, tu la bolle, bolle e poi scoppia, no? Invece in questa scena cosa succede, come succede spesso, Flora, che è la migliore amica di Violetta, la vede e gli dice, oh, ma sei venuta qui col barone, guarda che c'è Alfredo lì. E quella dice, oh cavolo, c'è Alfredo. Ed è tutto un gossip, no? E il barone dice a Violetta, guarda che se tu parli con Alfredo e gli rivolgi anche solo la parola, sono problemi, per non dire un'altra parola. Quindi c'è una situazione di tensione talmente grande e questa cosa dura per circa 5-6 minuti, ma lunghi. Vero? Anche voi che cantate il coro. Cioè, dopodiché c'è un punto in cui Violetta, che si accorge che Alfredo sta lì, Verdi dà una melodia strepitosa, bellissima a Violetta, e quindi io sono convinta che negli anni, dopo che Verdi non c'era più, a un certo punto i soprani hanno iniziato a dire, sai che c'è, questa melodia è talmente bella che adesso io, tutto si ferma e io canto. E perché, sentite, mentre succede tutto questo, ad un certo punto... Lei. Allora, spesso, veramente, per tradizione, il soprano a un certo punto dice tutti fermi, adesso io canto la mia musica. Però, in realtà, Verdi, il testo di Violetta è... Ah, perché venni qui incauta? Pietà, gran Dio, pietà di me. Cioè dice, ma perché sono venuta qui? Ma sono stata proprio stupida a venire qui. Ora, se uno dice una cosa del genere, non è che si ferma e dice, ah, perché son qui incauta? Incauta vuol dire sono stata poco attenta, no? Quindi c'è una situazione di pericolo vero, di vita. Quindi non si può fermare la musica. Questo è il motivo, non so se ve l'ho mai spiegato a voi, per cui io non faccio quel rallentamento, cioè deve continuare la musica. E così, e continua così fino a quando a un certo punto tutti vanno via, Alfredo confronta Violetta, gli dice allora tu mi hai tradito, tu mi hai lasciato perché sei quello che sei, senza dire la parola, che avete capito, e lei dice sì, perché io amo il barone. Lo amo, basta. Che non è vero, ovviamente. E quindi lui perde la testa, tira fuori i soldi, la ripudia davanti a tutti, una scena bruttissima.
E così poi dopo c'è il terzo atto che non vi suono adesso, però solo, vi suono solo l'inizio del preludio del terzo atto. Anzi, forse ve lo suono anche tutto, se state buoni. Nel senso che è come un cerchio della vita, no? Anche nell'opera, Verdi comincia l'opera in un certo modo e la finisce, diciamo, l'inizio della fine, prima della morte di Violetta, diciamo. Forse riconoscerete la musica. Questo è il spartito del tenore, che ovviamente della morte di Violetta si chiude perché non l'ha aperto. Bella musica. Cioè, praticamente il tema iniziale è la stessa musica dell'inizio, no? Però l'inizio c'è la speranza, e non perché mi chiamo Speranza, ma c'è la speranza di quel tema d'amore, no? E invece qui non c'è più la speranza, perché lei è malata e sta per morire. Quindi. E Verdi, vedete, ci sono delle lame nella musica. Questa roba qui è una cosa... cioè... questo
Questo in musica si chiama semitono. Cioè, praticamente attraverso i suoni si creano le emozioni, no? Della musica. Questo è per chi fa il nostro mestiere, deve essere la missione, proprio la missione, non di mettersi noi musicisti in luce attraverso la musica. Cioè, noi dobbiamo essere a servizio della musica. Cioè, Verdi, perché ha scritto quell'accento? Tira, tira, tira. Non è che perché, adesso vi faccio vedere, tara, tara, così tutti mi guardano. No, cioè è l'essenza del teatro, la teatralità della musica, è proprio dentro le note che sono scritte sulla pagina. E quindi se noi, come interpreti, artisti, non ci mettiamo in discussione tutti i giorni, e la Traviata, che in italiano, c'è un detto che l'ho detto anche l'altro giorno, non si impara, si sa. Come dire, tanto la Traviata la sanno tutti. No, non la sanno tutti. Tanto voi non la sapevate e adesso sapete qualcosa, vero? Ma la ricerca costante dell'artista, serio, deve essere questa. Cioè, perché l'ho sentita sempre fatta così, ma si potrebbe fare così? E questo è rendere, cioè, la musica dalla pagina poi deve venire attraverso il direttore d'orchestra, passa dentro la buca, sul palco va al coro, va ai solisti, e poi come un'energia, un circolo di energia, passa da qui a qui a qui, fuori, lì dove sareste voi. Quindi io vi invito tutti a venire, se adesso stiamo aspettando notizie, presto, di sapere quando riapriremo, e faremo in modo, vero? Non so chi si occupa di questa scuola, chi è il tramite, voi siete? Sei tu? Quindi tu, Gaia, farai in modo che chi vuole venire in qualche modo venga. Ecco, dagli un microfono. Volete venire, no, adesso a vederlo, questo spettacolo? Spero. Acceso. Dirvi che per me è un piacere immenso aver potuto organizzare, grazie al... Scambiamoci un po' i microfoni, ecco, che è il massimo del protocollo Covid. No, c'è lo spritz lì. C'è lo spritz. Lo spruzzo. E dicevo, perché grazie alla collaborazione di Casa Seat, grazie al sostegno dato a questa iniziativa del direttore di Istituto di Cultura, vieni qui Lucio, vieni con noi, abbiamo potuto organizzare questa attività che si sta rivelando un'attività cardinale nella presenza di Speranza Scappucci a Barcellona, perché in questo momento, come voi sapete, ed è interessante anche sollevare questo tema, proprio a causa dei protocolli Covid non si sta riuscendo ad aprire il teatro per realizzare l'opera. Mamma mia, chi abbiamo qui? Il timing è arrivato. Vieni, carissimo. Valentì, vieni. Dai, con me, Valentì, che parla del diavolo. Stavo pensando a parlare di tu, Battaglia. I only have 10 minutes. Eh? Because I have a meeting. Yes, sì. I only have 10 minutes because I have a meeting at 1:00. Okay, so I want to. Timing. So gracias al Liceo para haber también apoyado esta iniciativa y se ha tipo holograma, tipo Blade Runner, has aparecido porque nos estábamos mandando WhatsApp hace un segundo. Eso es. Y entonces te dejo la palabra porque luego te tienes que ir. Pero puede hablar en inglés o en castellano, sí, perfecto. O hasta en catalán, ellos te entienden perfecto. Muy bien. Primero de todos, yo quiero agradecer a Esperanza Scappucci porque está iluminando el liceo, aunque todavía poca gente lo ha podido ver, pero con su energía, con su... Bueno, la gente está disfrutando muchísimo con Esperanza, la gente es una talibana de la música en el buen sentido y le pone todo el empeño y le pone toda la energía y estamos realmente encantados con ella.
Sabemos que el lunes podremos hacer función. Lo que ahora se está... Pues ya se puede hacer función. Pero se está discutiendo si el fin de semana podremos hacer o no podremos hacer función. Y hay una discusión enorme en el gobierno sobre los que quieren que se abran los centros comerciales y, en este caso, también el liceo, y los que quieren esperar por prudencia sanitaria y que la gente no se disperse por todos lados, el hecho de que la medida no entre en vigor hasta el lunes. Y se sabrá hoy a última hora de la tarde. Bueno, Valentina, hay una petición especial. Speranza estaba invitando los alumnos que quisieran venir a ver la ópera. ¿Cómo lo podríamos organizar? Lo veremos contigo. Nos darás una fórmula. Sí. Para que los... Porque I taught them now a lot, so they have to come to see it. For sure. So we have to find a way. We'll find a way. Yeah. Huh? Even highlights of Traviata. Exactly. There will be a rehearsal, actually, no? I hope. Yeah, yeah. You have to give me. But perhaps they could come to the rehearsal, yes. For example. Yes. Oh, because it's only about 40 minutes. Perhaps the rehearsal they could come, for example. We try to organize. Because for me, it's important that they heard. I explained some, not everything, because it's long. C'è il vicepreside? But they non have to come. Capite l'inglese? Io parlo adesso inglese, ma non so. Sì, ok. Va bene. In todo caso, algo organizaremos y gracias realmente a la generosidad de Echo. Y también, si me permites, Gaia, sí. Gracias a Casa SEAT. Sí. Claro, ya lo hemos dicho antes, pero yo por como supuesto. Liceo que da apoyo yo a la cultura, que da apoyo a Gabriela, al liceo. Que es un pilar de la cultura en Barcelona. Lo vamos a decir. Por el trabajo que está haciendo. Porque nunca ha cerrado las puertas de Casa SEAT. Gabriela, veramente complimenti. El lunes sí que pudimos hacer la función del Liceo Under 35, que Marco estuvo allí, y eso es lo mejor que pudo pasar. Es decir, que los menores de 35 años pudieran asistir a ver La Traviata. Hubieras disfrutado mucho si hubieras dirigido esta función, Esperanza, porque la energía que hubo es espectacular. Bueno, y ya está. Muchas gracias. Gracias. Entonces, sigo en castellano, así Valentín también no se entiende. Ah, en italiano, allora. Veramente oggi è stato un privilegio avere qui Speranza. Io l'avevo già ascoltata il giorno 7 in inglese, però certo, anche che racconti La Traviata in italiano... Sì, poi per dei ragazzi che non l'hanno mai vista, quindi esatto, è un approccio anche diverso. È un'altra emozione, è un privilegio perché Speranza non è solo una grande direttrice d'orchestra, è veramente un orgoglio avere una donna di questa forza, questa intelligenza, questa bellezza. Grazie. E quando la vedrete, appunto, dirigere, vi emozionerete tantissimo perché Speranza dirige proprio con l'anima e salta e balla. Non troppo, Però, esatto. No, lo fai. Lo fai ed è una bellezza perché lo fa con molta passione ma con grandissimo rigore. E questo è un grande insegnamento. Lo dicevamo l'altra volta, perché il direttore o la direttrice d'orchestra sono importanti e perché spesso quando si fanno gli incontri formativi anche nelle aziende si invitano le orchestre e si fa parlare il direttore o la direttrice dell'orchestra, perché è veramente il ruolo del leader nella sua massima espressione, far suonare tante voci tutte insieme. Quindi diciamo, ascoltare Speranza è anche formativo da questo punto di vista. In più è una grande musicista, perché è stata un eccellente pianista prima di cominciare a dirigere. Quindi ha anche quell'affetto, quella passione nei confronti dei musicisti e quella comprensione nei confronti dei musicisti che le danno un qualcosa in più. Io credo. Grazie. Lei ha studiato alla Juilliard School, prima al Conservatorio di Santa Cecilia. Io la conosco da quando era una bambina. Diglielo, come mai mi conosci? È sempre stata bellissima. Aveva delle trecce lunghissime quando era bambina. Ma digli come mai conosciuta? È perché lei è la figlia della mia professoressa di inglese. Quindi. Pensa che coincidenza. Professoressa non qualunque. Io ho avuto la fortuna di frequentare un liceo probabilmente della stessa eccellenza del vostro, perché voi frequentate un liceo di grandissima eccellenza didattica. Il mio era il Mamiani di Roma, dove c'era questo esperimento con dei professori meravigliosi e delle professoresse soprattutto meravigliose, che hanno inciso nella mia formazione profondamente.
e Piera, sua mamma, era una di queste professoresse che ci portava in vacanza in Inghilterra, con la quale abbiamo vissuto i nostri primi amori, perché lei ci copriva sempre, era simpaticissima, aveva una famiglia stupenda di ragazzi geniali, tre ragazze e un ragazzo che tutti hanno veramente dato il meglio. E quindi ho un grande affetto per Speranza, le sono molto grata, perché non è facile ricavare nella vita di una persona impegnata come lei il tempo per poter svolgere questi incontri. Lei è stata generosissima e che dire, ora la vogliamo soltanto, Valentì, andare ad applaudire. Solo che lunedì non sono io che dirigo, Monday it's not me conducting. Next Monday. I start back on Tuesday. E quindi andiamo martedì. So, sabato, Valentino. Let's hope tomorrow. Sblocca sto sabato. Tomorrow. Up to us, actually. Because we are in the same pack. We are in the same pack than the centro commerciale. E questo è tristissimo, però. Questo dice molto sulle difficult times that culture is living now. No, es una odisea explicar cómo ha funcionado todo este periodo, pero efectivamente la oportunidad para poder abrir es porque nuestra refrigeración de aire es espectacular y esto se puede asimilar a centros comerciales. Si centros comerciales y centros culturales o centros de culto que tengan una ventilación X, podríamos abrir. O sea, es un caos. Y como os podéis imaginar, la presión de los centros comerciales multiplica por 100 para abrir el fin de semana, que no la presión del liceo. Con lo cual, si pueden abrir los centros comerciales, podremos abrir nosotros este fin de semana, y si no, es que no tenemos nada que hacer. Estamos en este pack. Pero bueno, we'll see. Speranza, mi chiamo Speranza. C'è qual? Muy bien. Bene. Allora, l'ultima idea. Sì, non so se Gabriele vuoi chiudere tu, vuoi dire una parola. L'unica cosa, se avete delle domande. C'è qualcuno di voi che vuole fare qualche domanda? Sì, vedi, ci sono. Sì, vai. Aspetta un attimo che ti portiamo un microfono. Grazie. Allora ti lasciamo? Sì. Questo però io ce l'ho già qua. Ce l'hai già? Sì. No, vabbè, non voglio fare una domanda stupida. Silenzio. Le domande non sono mai stupide. È che è una cosa che non ho ben chiara, perché ha detto che il padre va da lei e le dice che invecchierà e che diventerà brutta, diciamolo così. Sì. Ma se lei è malata, di tempo di vita. Ma infatti è una manipolazione. Ok, non è. No. Okay. Lui vuole lei che crede, lei però. Praticamente lui entra e dice: "Senta, io oltre ad avere Alfredo come figlio ho anche un'altra figlia, la quale si deve sposare, ma la famiglia di quello che la deve sposare ripudia mia figlia a causa della sua relazione con Alfredo." Perché lei è una donna era considerata una donna di facili costumi, no? Sì, diciamo così. Una prostituta d'alta classe, diciamo, ok? Quindi, quando vede che lei non capisce, o fa finta di non capire, e dice, ma piuttosto io morirò, inizia a giocare la carta bruttissima dell'età, della bellezza. Poi dopo, quando lei gli dice, io sono comunque, morirò, a un certo punto c'è un momento che non vi ho suonato, bellissimo, che se verrete a vedere lo vedrete, in cui lei dice, va bene, lo faccio questo sacrificio, però lei, Germont, deve dire ad Alfredo il motivo per cui io lo lascio. Cioè sappia il sacrificio, no? Il motivo, perché morirò, ma almeno che lui sappia che io ho sacrificato. Cosa che il padre non fa. Se non alla fine. E poi alla fine si redime anche un po', diciamo, si capisce che la situazione era veramente disperata. E infatti il finale è molto bello dell'opera. Per questo non ve l'ho suonato, perché voglio che veniate a vederlo. Chiaro? Sì, grazie. Sì. Altre domande? Anche non dei ragazzi, di qualunque persona. También en castellano, si queréis, If you have questions, no one? Beh, allora. Bene. Chiudiamo. Grazie, Speranza. Grazie a voi. Emozionante, come sempre. Io spero che sia stato interessante per tutti. Capisco che per dei ragazzi
ancora giovani, avvicinarsi all'opera è un po' a volte difficile. E voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alla creazione di questo evento. La lista è lunga, però tutti sanno il valore che hanno dato, la mia squadra, i tecnici, tutti quanti. Voglio ringraziare il pubblico, evidentemente la scuola e alcuni amici che sono stati con noi. È uscito di corsa, a parte Valentì, che è una persona molto conosciuta, ma è uscito di corsa anche Marti Perez, che ha organizzato più di 1000 concerti nella sua vita e che è stato l'agente dei tre tenori, quindi di opera ne sa qualcosa, insomma, è uscito commosso. Comunque ricordatevi ragazzi che l'opera non è una forma arcaica per gente di una certa età, ricordatevelo, voi siete italiani e quindi siete comunque la generazione futura. Cioè l'opera può parlare a tutti, se voi la studiate bene le parole, le cose, potete trovare qualcosa di voi stessi nell'opera, è come il teatro, solo che cioè, è teatro in musica, quindi non vi fate spaventare, l'opera, per questo faremo in modo che voi potete venire a vederlo, e magari vi innamorerete di questa forma d'arte. Per un italiano che vive all'estero è un fattore culturale molto importante. Quindi, perché l'opera italiana ha un ruolo veramente protagonista. Quindi avere qui Speranza Scappucci, una delle pochissime direttrici di orchestra donna al mondo, è da veramente un privilegio grande. Ringrazio anche Marco Meschida che è qui con noi. Grazie per il pianoforte, bellissimo. Che è il proprietario di questo piano straordinario e molti altri, Ramon, tanti amici che stanno con noi, ma sicuramente Gaia, Lucio e Speranza per questa giornata incredibile, che spero sia stata interessante per voi. È vero, Gaia? Mettiamo tutto questo in un marco, così esatto. Lo mettiamo alla parete e via. Grazie, benissimo, grazie a tutti. Grazie.